Parte con al servizio Altmaier. Buona la ricezione di Scandicci che attacca, porta in equilibrio l'incontro con il punto del 2-2. Mingardi traendo in inganno, punto è per Schwerin. Infatti abbiamo già visto il servizio di Kessner. Yaudi per Zutting, adesso arriva il punto per la Savino. Servizio su Brenda Castillo, Yaudi verso Zutting, pareggia 1-1. Che lei giocatrice veramente una classe 2000, che dal 2020 indossa il servizio per la numero 17. Zutting con la ricezione perfetta, Zutting ad attaccare e fa tutto bene Zutting, la ricezione 3-4, ricuce il gap Sherban. Yaudi per Zutting e qua la Savino del bene è in difficoltà, può sempre contare. Servizio con Camilla Mingardi, l'ex Busto Arsizio scaglia pallone potentissimo che torna già nel campo di Scandicci, ne approfitta Zutting, primo pareggio. Probabilmente per le sue qualità al servizio, ma anche per le sue capacità difensive nel giro dietro. Pallone, quindi molto probabilmente, esatto, il turno di Nesler. Dopo il tocco del muro di Schwerin, buona la difesa di Castillo, che fa tipo l'uomo ragno, grande reazione da parte della Dominicana. E Zutting, così il lavoro della buona Centro America. Eh sì, mi piace tanto Brenda Castillo, ma è innegabile che sia così. Intanto Zutting, come solo lei sa fare. Prima leggevo qualche inizio, poi l'attacco di White dal centro. Yaudi tiene, Castillo col bagger rovesciato e il pallonetto di Zutting. Asca. Servizio di Altmaier, brutta la ricezione di Sherman, Castillo con un prodigio e Zutting a mettere a terra il pallone. Brava Zutting, giù il cappello davanti a Brenda Castillo. Sul meno 4, White, Castillo, Yaudi per Zutting, pallone che si impenna. Anche l'ultimo punto della Savino del Bene era stato suo, retrocesse dalla Champions. Attacco di Sherba, scusatemi, di Zutting dopo 19. Zuadaf va anche al servizio. Adesso ad attaccare è Zutting che mette a terra il pallone su cui non arriva in tempo Pogani, che non riesce a chiudere. Prova a chiudere invece Bajens per Schwerin, ma non ci riesce. Attacco di Zutting. Ha sbagliato qualche colpo sicuramente Zu nella partita. Jusgens al servizio, Yaudi per Zutting, stavolta Zutting passa. Vediamo se la reazione arriva con Zutting, arriva adesso infatti Zu. La numero 8 al servizio, Zutting verso Yaudi, non sta funzionando la ricezione della Savino del Bene. Per fortuna funziona in attacco questo Ting. Ricezione di Castiglio, l'alzata di Yaudi per Zutting, la difesa di Altmaier non basta. Difesa di Raddins, ad una mano Pia Kasner, c'è ancora l'opportunità per Zu, c'è ancora l'opportunità per Zu. 11. Che scambio! Per la Savino del Bene, Castillo, Di Giulio, da Zutting! Zutting la chiude! A 11, si chiude qua, il tie break, si chiude qua. Il pallone, tanto ancora in difficoltà la ricezione di Schwerin. Per la verità non certo enorme, ma costruito da Schwerin sin dalle prime battute di questo set. Adesso parte la numero 3. Va a cercare Zutting, buona ricezione Yaudi per la pipe. Adesso sul 20-18 per provare anche a fermare
la rimonta di Schwerin, ancora non perfetta la ricezione della Savino del Bem, però adesso il servizio potente di Bajens, fa buona guardia però di Julio Yaudi verso Scherba. Radens, Zuting, Yaudi dalla seconda linea, Antropova, servizio Radens, Zuting, battuta su Zuting, Yaudi hanno in vantaggio Schwerin, White, Zuting stavolta, servizio per White, Zuting a mani aperte, Yaudi c'è la Savino del bene, ancora vantaggio per la canadese, pallone su Zuting, Yaudi, il secondo punto di Schwerin. Savino del bene, Bajens al servizio, Zuting con una buona ricerca a mantenere questo gap in proprio favore. Radens al servizio, passa della statunitense, il pallone servito su Zuting, Yaudi, Julio, Zu, l'alzata di Yaudi per Sherman, gioca sulle mani del muro, poi si dà autocopertura, riattacca ancora Sherman. Casa Savino del bene, Scandicci, questo è il suo primo anno alla corte di coach Barbolini. Yaudi va ad alzare per a mani aperte per Radens che va ad attaccare, c'è il tocco di Washington, la difesa di Zu, l'alzata di Yaudi per Sherman, con buona la ricezione per le tedesche, attenzione Sherman, può rialzare, può riattaccare Alsmaier per Radens, l'attacco di Bajens, prova Radens il pallonetto, si allunga Zutti, errore legato ovviamente di gara, ancora però non al meglio. E quindi ovviamente per Schwerin l'attacco di Radens, tiene la difesa Kessner verso Jusgens. Non passa la turca che può riprovare ad attaccare, la difesa riesce a chiudere Belien, attacca allora Alsmaier, non chiude.